Assessore Cuzzi, c'è davvero una vera e propria gara di solidarietà in atto per Federico Cetrullo. Questa mattina sono stati annunciati tantissimi eventi che ci saranno nel mese di febbraio a Pescara per aiutare questo ragazzo, la sua famiglia, a raccogliere questi soldi necessari per l'operazione chirurgica in Svizzera. Sì, tutti per Federico, noi siamo contenti come amministrazione di sposare questa causa. Come dicevi bene, si è scatenata una gara alla solidarietà, è un evento molto bello soprattutto in questo tempo, in questa società che vive di individualismo. Ci saranno 7 eventi nel mese di febbraio a cui hanno risposto artisti abruzzesi, artisti nazionali, Vincenzo Olivieri, operatori del mondo della cultura e dell'arte, appunto per solidarizzare e raccogliere fondi per questa importante partita che noi vogliamo vincere insieme a Federico. Quindi invitiamo tutti a darci una mano, a dare una mano alla famiglia e soprattutto invitiamo tutti a partecipare a questi belli eventi. Sicuramente l'amministrazione farà la sua parte e siamo contenti che l'arte, la cultura e i grandi eventi diventino un momento, oltre che di arricchimento per la città, anche di solidarietà. E continueremo a lavorare come amministrazione su questi temi. Tanti eventi che poi vedranno la loro conclusione nel grande spettacolo che ci sarà il 27 di febbraio al Palais Elettra di Pescara. Sì, un grande spettacolo di cui il promotore è Vincenzo Olivieri, che dobbiamo ringraziare. Ci saranno davvero tanti ospiti, tantissimi ospiti di livello nazionale e di livello locale, e quindi invitiamo tutti quanti a partecipare, appunto perché lo scopo è davvero importante. Ripeto, vogliamo vincere questa partita insieme a Federico e alla sua famiglia.